come se il cervello mi dicesse di fare determinate cose e dovevo fare quelle cose là. Ho sempre le stesse parole. Devo salvare il mondo, devo salvare il mondo. Mentre stavo con mia moglie, mi ha detto di buttare la bimba giù, di buttare la bimba giù, di buttare nel bagno la bimba giù. Io seguivo quello che mi diceva la voce. Ho preso la bimba e ho buttato la bimba giù. E dopo mi volevo buttare giù io. Così Pino Dauri, a 40 anni, racconta ai carabinieri di aver gettato la figlia di 2 anni dalla finestra del terzo piano dell'abitazione a Fisciano, in provincia di Salerno. La voce di Dio gli avrebbe detto cosa fare e che la bambina si sarebbe salvata, come in effetti è stato, dopo un volo nel vuoto di 10 metri. Ha detto che è stata la parola di Dio a farle lanciare la bambina dalla finestra. Era una voce che aveva da giorni. Versione sostenuta dal padre durante l'interrogatorio di garanzia, ma riferita anche ai carabinieri negli istanti immediatamente successivi alla caduta della bimba, quando la piccola è a terra sull'asfalto e il padre in casa disteso sul letto in stato di shock. Lui sentiva una voce di Dio nella consapevolezza che Dio avrebbe salvaguardato la sua bambina durante la caduta. Consentitemi, siamo in pieno delirio. Luisa! Che ho fatto io? Non sto bene. Ha appena lanciato la figlia dalla finestra del bagno. Cosa ho fatto? Mormora alla vicina che si precipita in casa. Udite le grida, trovando il quarantenne a cavalcioni della finestra che tenta di buttarsi giù. Ecco, sto arrivando, ora ti raggiungo. Parole deliranti che il padre pronuncia alzando le braccia, raccontano i vicini. Lui si stava lanciando, io ho cercato di trattenerlo. Altri testimoni hanno messo a verbale di aver visto un uomo affacciato al terzo piano urlare frasi sconnesse. Tra cui una, chiara. Non ce la faccio più, signore. Mi devo liberare da un peso. Non solo. Pochi attimi prima che la bimba venga lanciata dalla finestra del bagno, una vicina dal piano di sotto ode una frase inquietante. Guarda come volano gli uccellini. Passa meno di un minuto e si sentono urla strazianti. La bimba è volata di sotto. Allora, tra poco sentiremo anche... Una versione che stride con la ricostruzione degli investigatori, le voci catturate dalle telecamere di sorveglianza, le testimonianze e una crisi che si annidava da tempo in quella stessa coppia che tutti descrivono come una famiglia felice, unita. Da un paio di anni la nostra relazione è in crisi perché mio marito mi accusa ingiustamente che io dedico più tempo alla mia famiglia anziché a lui. Lo racconta Michela agli investigatori e racconta di una discussione avuta con il marito poco prima della tragedia, intorno alle 8 di domenica. Lui le comunica che si sente ansioso e che non è più così convinto di proseguire la relazione. Lei risponde che tante coppie si separano, che avrebbe trovato una casa con la figlia nei dintorni per non separare la famiglia. Intorno alle 9:30, Michela è con Giuseppe in bagno, nella loro casa di Fisciano. Ma che sei pazzo che apri la finestra con la bimba sul fasciatoio? Percepisce il pericolo rappresentato da quel fasciatoio troppo vicino a quella finestra aperta. La bambina si dimena, fa i capricci perché non vuole farsi cambiare. Poi il dramma. Di fronte agli investigatori Michela riferirà la sua versione, una caduta accidentale. Sono le telecamere però a fissare alle 9:35 una frase, quella frase, chiara, inequivocabile, che pochi dubbi lascia agli inquirenti. Pino, cosa hai fatto? Lo urla quando in pigiama, trafelata, corre in cortile a soccorrere la figlia. Una frase che ripeterà anche a una vicina accorsa in strada. Perché l'ha fatto? A quella stessa vicina, Michela, impiegata di banca, racconta che da qualche giorno Pino, il marito, non sta bene. Anche la posizione di Michela sarebbe ora al vaglio degli inquirenti per quella versione troppo stridente con la ricostruzione della dinamica. L'autorità giudiziaria starebbe infatti aspettando una pronuncia della giustizia minorile che con i servizi sociali di Fisciano valuterà se la piccola può essere affidata di nuovo alla madre. Adesso io vorrei sapere chi è intervenuto 4 giorni prima e non ha avvertito che lui aveva bisogno di aiuto. Era una povera persona che aveva bisogno di aiuto. È la dottoressa Rosanna Martinelli che lancia il suo j'accuse contro chi non sarebbe intervenuto a dovere per evitare il dramma di un padre e di una famiglia che 4 giorni fa vivevano un'altra vita. Mi scusi, ma è una cosa terribile. Ma si poteva evitare? È questo il punto. Da qua si vede la finestra, ce l'ha proprio di fronte. La finestra è quella di fianco, l'appartamento è quello di fianco, ma l'altezza è la stessa. È anche molto alto il davanzale.
La piccola ha fatto un volo di 11 metri con una parabola di 6-8 metri calcolando l'ingombro del fasciatoio. C'è questo fasciatoio proprio adiacente allo stesso livello del marmo della finestra, con la finestra aperta. È stato un abbraccio che si è trasformato in un lancio, perché quello, diceva la voce di Dio nella testa di Giuseppe, buttala giù. La storia di Abramo rivisitata 2000 anni dopo. Ma Giuseppe D'Auria, per quel gesto, non avrà nessuna gloria. E aveva delle manie di persecuzione. Ha preteso di leggere tutto il verbale che erano stampato normalmente. Io e l'avvocato Amabile ci siamo resi conto che si tratta anche questo di manifestazioni, come dire, di tipo ossessivo. Una casa molto ben tenuta, ordinata, con tutto a posto, anche il letto era stato fatto. Un ordine maniacale, si dirà poi, sul comodino ancora le gocce del farmaco prescrittogli dal neuropsichiatra che lo aveva visitato 4 giorni prima. La diagnosi sarebbe stata una diagnosi di delirio da esaurimento nervoso, tant'è che avrebbe dato delle gocce che lui ha assunto in tutto 2 volte. Gli ha dato delle gocce? Sì, questo è il problema. Non ha agito in una maniera appropriata. Secondo me. Forse ha sottovalutato? Sì. Giuseppe D'Auria prende le gocce la sera di sabato e alle 8 di domenica mattina, 1 ora e mezzo prima del dramma. Dopo manca una valutazione psichiatrica, per questo per lui adesso si sono riaperte le porte del carcere ed è quello che gli avvocati Amabile Sica tentavano di scongiurare. Siamo certi che adesso la struttura lo cautelerà perché c'è un rischio suicidario considerevole, riteniamo. Però la logica dei detenuti o comunque di quelli che stanno in carcere, insomma, è che i bambini non si toccano. Dunque ci vorrebbe la comprensione di una popolazione detenuta per capire che ci si trova di fronte ad un soggetto ammalato. Molto difficile. Io non l'ho mai sentito urlare, mai, non ho mai sentito sgridare la bambina, niente. Maria Grazia abita di fronte, divide con la famiglia di Giuseppe e di Michela lo stesso pianerottolo, è un'amica, è la madrina della piccola. Mai, sempre una pazienza infinita con la bambina, con tutti, amorevole con la moglie, con la figlia. Io posso testimoniarlo, posso dirlo veramente con tutto il cuore. Quella bambina, cioè, le voglio un bene dell'anima, veramente un'altra figlia per me. Ma pure a loro. Veramente persone. Le mie figlie sono cresciute lì. Le mie figlie stavano spesso lì. Alle sue figlie cosa ha detto? Un incidente in ospedale, si è fatta male il braccino. Lei conosce bene tutti e tre. Fa fatica a credere che sia successo davvero quello che giornali e televisioni raccontano da giorni. Lei conosce un altro Giuseppe, questo. Lui non ha mai parlato di Dio con me. Lui la sera prima è stato qua, ha bussato, ha chiesto scusa. Ha bussato anche il signore per la vicenda dei carabinieri, ha detto io non so cosa mi è successo, ho avuto un forte stress, basta, non ho parlato né di Dio né della Madonna né di niente. Normale. Normalissimo. E tutto questo all'improvviso, nessuno di voi che lo conosce, davanti, nessuno, mai un segnale. Noi abbiamo il terrazzo attaccato, quindi io vedevo tutto.